Grazie per essere stato con noi e noi invece proseguiamo con il presidente Napolitano che oggi ha incontrato a Napoli il sindaco De Magistris. Allora, sentiamo quest'ultimo al termine del faccia a faccia con il capo dello Stato. È andato molto bene, devo dire, colloquio di tre quarti d'ora. Ho ringraziato il Presidente di avermi ricevuto, l'ho trovato sempre molto attento e sensibile sulla città di Napoli, l'ho ringraziato di essere ancora una volta qui presente, gli ho esposto alcuni temi centrali della città, in particolare la grande opera di ristrutturazione economico-finanziaria che stiamo facendo, della necessità che l'ente venga messo in sicurezza attraverso il processo di completamento dell'approvazione del piano di riequilibrio e gli ho sottolineato anche l'importanza degli investimenti che stanno rilanciando la nostra città, dai grandi progetti europei alla metropolitana, per passare dalla cultura, sottolineando l'importanza soprattutto dei nostri teatri e del rilancio che stanno avendo attraverso il Mercadante, il San Ferdinando e il San Carlo e di come Napoli in questi giorni sia stata piena, strapiena di turisti, quindi una città viva che sta ripartendo. Abbiamo poi parlato di tante cose, anche un po' della situazione generale del paese. Mi ha chiesto il Presidente della mia affermazione di ieri l'autonomia, gliel'ho spiegata che si tratta di autonomia e responsabilità, cioè di dare maggiore forza alle autonomie locali, che poi era un progetto che risale, come dire, agli inizi degli anni 70, ma è approvato, che certe volte è rimasto a metà, cioè, si è urlato da una parte il secessionismo e il federalismo leghista e quindi questo ha un po' ingabbiato il dibattito per tanti anni, noi invece siamo per una forte autonomia degli enti locali, per dare responsabilità ai sindaci e agli amministratori che non vogliono più fare né gli esattori né i bancomat, si vogliono assumere responsabilità, mettere le tasse giuste, i soldi che si ricavano vengono investiti nella propria città. Invece oggi accade che il governo e il Parlamento decidono le tasse, le impongono ai comuni, i sindaci mandano la cartella esattoriale, una parte dei soldi vanno al nazionale che poi non trasferisce le somme dovute ai comuni ed è un'assurdità. Quindi su questa è la riflessione che ho lanciato con forza, la lanciamo anche all'interno dell'ANCI e l'ho illustrata al signor Presidente.